per me non è facile parlare, però mi rendo conto che la Chiesa non sta facendo niente per la mia famiglia. Scusate. E se la Chiesa si comporta in questo modo, dove i preti parlano con i bambini, la religione, io mi chiedo se ancora noi genitori, chi ha dei bambini, devo portare ai preti, che un parroco possa fare queste cose è un'indecenza. Quindi io mi chiedo se il Papa possa sentirmi, capire il mio nervoso, capire la mia famiglia cosa ha passato. 30 anni mio padre stava per morire con mio fratello. E allora mi chiedo, ma perché non intervenite? Perché non dite questo parco che faccia luce? Lo dice, fatelo parlare. Non è giusto. Lui sa tutto, che qualcuno gli dica di parlare, perché basta, insomma, sta prendendo in giro tutti. Che dica la verità, che dica quello che deve dire, che faccia sti nomi, che si liberi la coscienza, perché lui non porta niente, mia mamma, mio papà e io abbiamo portato il peso della mancanza di mio fratello, non lui che porta il peso. Che peso porta quello? Oggi è una giornata molto importante, ma anche molto dolorosa per noi. Il parroco Don Tiziano Bruscagin è indagato per la seconda volta nella stessa inchiesta per false informazioni al pubblico ministero. Cioè, ci troviamo di fronte ad un parroco che racconta e racconta tanto. Vi farò degli esempi senza violare il segreto istruttorio perché riguardano la mia persona. Racconta tantissime cose, racconta episodi che solo chi ha parlato con le persone che quella notte erano in quel posto dove è stato ucciso Willy può sapere. È impensabile che il parroco non possa ricordarsi chi gli ha detto delle circostanze così precise, degli elementi così precisi in relazione all'omicidio di Willy.